Ok, Magico, ciao a tutti ragazzi, sono sempre Magicolo e benvenuti nella seconda parte del primo gameplay di Crash Bandicoot. Ok, del primo gioco, scusate, di Crash Bandicoot, gioco di molti anni fa, giochi dell'anno, degli anni praticamente di Quake, di Rayman, anni 90, i miei anni ragazzi. Anno in cui sono nato praticamente e niente, ricordo con affetto questi anni e ricordo anche queste, spero di veramente di non morire più, se no faccio una figura di merda. Vabbè che questo gioco ve l'ho già detto, non è che ci ho giocato molto, però cazzo, morire così veramente è vergognoso. Se non morirò più durante questi tre livelli, ok, mi posso ancora mostrare il mio profilo verde, diciamo, non la mia faccia. Quello ci vorrà ancora un po'. Ok, dai, in questo livello siamo già arrivati a metà del livello, primo checkpoint. Per chi non l'avesse ancora capito, siamo rincorsi da una palla di pietra gigante e se ci fermiamo crepiamo tutto qua. Sto mancando le scatole cazzarola, mi arriveranno in testa a fine livello, quindi cazzolina cazzolina, attenzione. Ok, abbiamo già finito il livello, benissimo benissimo. Ok, siamo già al quinto livello, quindi abbiamo finito adesso il quarto livello e dobbiamo entrare nel quinto, se non sbaglio. Upstream. Sì, questo dovrebbe essere il livello con il fiume, giusto? Ok, il torrente. Sopra il torrente, praticamente. Siamo sopra questo torrentino, questo fiumiciattolo, con i piragna. Attenzione, quindi bisogna... Ah, 98 mele. E poi non sono mele, sono frutti, però io le chiamo mele. Perché sono mele, non so cosa. Vabbè, niente. Attenzione, calmi, calmi ragazzi. Non ci corre dietro nessuno. Siamo già al primo checkpoint, benissimo, benissimo. Adesso con calma arriva la ninfea, se non sbaglio. Le ninfee, che non sapesse, sono quelle foglie lì predilette dalle rane. No, attenzione, calmo, calmo. Magicolo, calmo, magicalmo. Ok, quelle ninfee giganti dove le rane, diciamo, si posano sugli stagni, no? Per cacciare poi le zanzarine. Ok. Attenzione, stiamo calmi. No, ma lo sapevo. Siamo già alla seconda morte, ragazzi. Che pena che faccio. Faccio pena. Faccio pena. Ok. Spero proprio di non morire più. Dai, ce la posso fare? Ce la facciamo. Anche perché sennò il gameplay durerebbe troppo poco, quindi va bene così, dai. Va bene così. Va bene così. Attenzione. Ok, via. Qui ho rischiato di uscire. Ah, altro checkpoint intanto. Aspettiamo perché non voglio morire, l'ho già detto. Benissimo. Terzo bonus, attenzione, terzo bonus. No, che terzo bonus? Secondo, ok, intanto abbiamo guadagnato una... Ok. 16, 16, 18 addirittura, 18 vite. Questa è la mia ragazza, la mia Crash ragazza, Crash Girl, che poi sarebbe Pamela Anderson, però lasciamo stare. E niente, adesso cerchiamo di finire questo livellino. Un po' difficilino, però nulla di che, poi andando avanti ne vedremo di belle ragazzi, ne vedremo di belle. Ok. Ah, l'abbiamo già finito, guarda un po' che bravo, sono morto solo 2 volte, che schifo. E adesso siamo, se non sbaglio, siamo già arrivati a Papu 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 Papu, che sarebbe il boss di fine percorso, diciamo. Poi entreremo in un altro percorso. Attenzione, attenzione, non facciamo cazzare, non facciamoci riconoscere, non facciamoci riconoscere. Calmo. Attenzione, attenzione. Perché? Perché non riesco a saltargli addosso?
che cazzo? Ragazzi, sono morto. Mi sembrava facile da battere, cioè. Non mi sembra. Ok. E uno l'abbiamo fatto. Bisogna praticamente colpirlo 3 volte per batterlo, se non sbaglio. Ok, la terza. Manca la terza. Manca la terza, manca la terza, manca la terza, manca la terza. Ok, sconfitto. Ve l'avevo detto che era facile. Sono morto 3 volte, una per ogni livello. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta però alla fine. E siamo arrivati ai Rolling Stones. Deve essere una bella bella musica. Sto scherzando. E benissimo, quindi ci vediamo al prossimo gameplay, terza parte. Fine della seconda parte. Ciao.